Qui, se va a dir, siamo a Canosa. Era una mattina qualsiasi quella mattina del 1951. Pasquè, Pasquè, i miei amici mi dicevano, guarda quanto è carina questa ragazza, fermala. E io la fermai. Mi giro, la vedo, le parlo. Non ricordo quello che ho detto, ma gli occhi, quegli occhi sì, che me li ricordo. E da quel giorno fui fregato. Quegli occhi hanno accompagnato tutta la mia vita, che in un momento era diventata la nostra vita. Io e Lucia eravamo tanto, eravamo le gioie, le sfide, ogni giorno, eravamo i figli, eravamo le difficoltà, soprattutto le difficoltà, eravamo la malattia. Sì. E quando stanchi della nostra giornata la sera ci trovava seduti vicini, le nostre mani si incontravano. Giorni che ti ho perso nelle lacrime cadute ed io inchiodato a te, perché quando tu stai negando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Non ci volevo cascare io fino a questo punto. Avevo promesso a miei figli, a tutti, che non avrei pianto, ma come si fa? Scusami, scusatemi, non volevo arrivare al pietismo, ma è più forte. Ma non è pietismo, questa è la nostra vita.